quelle che già ci stanno, invece si è tolto. E quindi per regalo invece abbiamo avuto Giovanni Frani, la discarica, la differenziata, eccetera, e i siti ecologici. Qualcuno mi dice che sistema ecologico, ma tu sai che cos'è? Come non sai che cos'è? Però sistema Brescia di siti ecologici, probabilmente anche la faccio consultare a casa lì. E senti che noi siamo bravi a fare delle cose pure, però nella manutenzione e nell'urbanizzazione siamo, ma non per dire, siamo ovviamente zero. Teniamo un comune di verde alla cittadella, che l'ha portato il giornale della vergogna, quello che ha pubblicato il mattino 15-20 giorni fa, che non è stato mai aperto, mai putata, mai spazzata, mai pulita, mai un dipendente comunale che è arrivato lì, non per dire quello di Arpino. Quelle cose che ha pagato il cittadino, abbiamo pagato noi per Arpino. Quelli che diceva il professore Serra, questo è un passaggio che non dovete consentire, su all'ex Senaia, la veramente, se chi ha potuto e chi ha pagato, abbiamo pagato tutto, professore. Compreso quelle che stanno, l'immobile che si stanno registrando il pigione, e l'ansia se ne va, si vuole trascendere perché certamente devono economizzare, quindi fa la sua battaglia, ci auguriamo tutti quanti. E per le gare che stiamo avendo oggi, il biomassa che sta nascendo alle nostre spalle. I pareri del biomassa sono stati rilasciati in questa amministrazione, ma possibile nel 2010 si va a posizionare un biomassa in un centro abitato dove ci sono i balconi a 5 metri senza informare la cittadinanza, in una struttura che nel comune di Casoria è ospite, perché da lì è ospite nostro, ha assorbito l'acqua per tanti anni e ce l'ha venduta a noi, perché l'impianto non se lo portava a Ponticelli, non se lo portava a Poggio Reale. E questo ci dica io che glielo dico. Era l'istituzione, quando è venuta a conoscenza del cartaceo. Il consigliere comunale Mariano Marini, per venire in possesso di questi documenti, per avere la certezza di quello che si incominciava a considerare nella zona, perché poi hanno anche truffato la tabella che sta davanti all'immobile, all'ingresso delle lavandine che stanno facendo l'impianto di decorazione. Anche quello sta facendo l'impianto di decorazione. Però hanno nascosto un capannone dove nasce, e sul cartaceo che noi abbiamo letto attraverso l'impegno di Mariano Marini, che ha dovuto far venire il segretario comunale, non so chi altro, per poter venire in possesso di questi documenti, che erano documenti dovuti. Certamente, credo che questi documenti, non credo che siano proprio potenti, però ci sono delle strade da percorrere, perché non è possibile che si va a posizionare in un punto strategico dove l'antenna di Berlusconi, le sopraelevate, l'aria, il collo di oro, dice mancava, ci ho buttato un pezzo. Io dico, poteva anche venire, però informiamo agli altri politici, alla frazione di Arpina, alle associazioni, non lo so, ma noi ce l'abbiamo a bere qualcosa così visto che nasce, al cervello non so niente, non, ma che è una cosa vecchia. È una cosa vecchia, ma prima peccato è stata rimata a mangiare giù in carica. Quando questa amministrazione c'è stata in carica, allora noi invidiamo la microsecretaria. Innanzitutto voglio fare un augurio ufficiale a Gennaro Nocera, che è stato eletto, ne è eletto, già si è insediato un paio di sedute fa, dove veramente prende a cuore, qualora la regione Campania c'ha la possibilità ancora di muovere qualcosa nella direttiva di questo biomassa, che è l'unica cosa che oggi ci sta, è come una cappa sulla testa. Poi leggendo le carte, è l'ultimo e chiuso, leggendo le carte si vede che il biomassa ha un minimo e un massimo, nel senso che facciamo un esempio pratico, io mi sono comprato una Ferrari, ho tutti i soldi della Ferrari, adesso sto dicendo a tutti, ma io metto in modo fatto a 50 euro, ma 500, questo è il cambio che noi abbiamo possibile, hanno scelto i soldi degli europei per la Ferrari, per un grande impianto che va all'atmosfera, di termini tecnici non li conosco, e se magari si è ritmo, magari si scusa, però stanno dicendo a noi, nella zona che siamo indipendenti, ma che deve fare, io tipo l'abbattitore, la prima chiesa, in un'area privata, voglio dire, chi va a controllare un battitore, chi va a vedere che cosa brucia, se brucia il combustibile, chi è previsto che può bruciare dalla spazzatura, al legno, all'olio combustibile. Quindi io invito veramente la presenza del consigliere regionale, del consigliere provinciale, che anche dipende dalla provincia,
se ci può dare una mano in questo. Vi ringrazio e chiedo scusa se mi sono anche io.